93 milioni di crediti inesigibili, un disallineamento che i messinesi pagheranno carissimo. Entrate sovrastimate per quasi 100 milioni di euro, somme che il Comune con tutta probabilità non riuscirà a riscuotere mai. Per 150 milioni, il cui grado di esigibilità non porterà, stimandolo sulla base delle serie storiche, questi 150 milioni non ne porterà più di 50, per cui 100 milioni che sono scritti fra i crediti in realtà cercheremo di recuperarli, ma non sono recuperabili. Per questo saranno necessari tagli. Il sindaco Corinti ha già chiesto a tutti i dipartimenti di evitare gli sprechi e confida nell'ok al prolungamento a 30 anni della durata del piano di riequilibrio. Il problema è che va in disequilibrio e in disavanzo di 93 milioni perché si trascina i 96 milioni del riaccertamento straordinario che abbiamo scoperto, di cui abbiamo parlato tra aprile e maggio. Ogni anno si paga un trentesimo, 3 milioni e 2, quindi 96 e 4 meno 3 e 2. Ci restano ancora 93 milioni da rendere che pesano sulle casse, sui bilanci presenti e futuri. È una situazione difficile, però abbiamo margini. Banalmente, se noi fossimo fuori di 15 milioni, che tradotto in 10 anni fanno 150 milioni o in 7 fanno 100 milioni, no? Allora, come si fa 15 milioni? Potremmo aggredire 5 milioni di spesa e io ne vedo attraverso una spending review possibilità. Non è solo ridurre la spesa, è cambiare la tecnologia, fare dei risparmi, telefoni, energia elettrica, altre cose.